Grazie. Allora, buonasera, benvenuti a Zinnenè, una serata di musiche e letture natalizie. È una serata organizzata dall'Associazione Giuseppe Piantoni, che mi onoro di presiedere, con la collaborazione di due associazioni sul territorio. Te lo leggo in faccia, che è un gruppo di lettura conversanese, e il FAE, la delegazione del sud-est barese. Quindi è, come dire, un esperimento, perché stiamo mettendo insieme le nostre risorse, le nostre capacità per tirar fuori delle proposte musicali e anche di riflessione in tema natalizio, visto che siamo ormai, si può dire, in pieno clima natalizio. Oggi è San Nicola e quindi a tutti gli effetti, prima dell'Immacolata c'è sempre San Nicola, e anche se siamo solo conversanesi e non baresi, sentiamo l'importanza e il peso della presenza di questo santo che unisce Oriente e Occidente. Questa serata è organizzata naturalmente con l'intervento del comune di Conversano, che sostiene questa iniziativa attraverso il bando che è stato chiamato quest'anno, ma già è così da un po' di tempo, Borgo di Natale. Il comune praticamente ci viene incontro per sostenere le spese di queste serate, ma la cosa più importante è il messaggio che vorremmo arrivi a voi. Perché si chiama Zinnenè? Ve lo spiego rapidamente. Zinnenè è una parola presa in prestito da un adagio popolare. Le zinne in dialetto sono i piatti della banda, quella che suona praticamente la sera della vigilia, dell'Immacolata, di Santa Lucia, nelle occasioni notturne natalizie di questo periodo. Zinnenè è praticamente una parola che è presa in prestito da questa espressione conversanese. Stasera avremo anche delle letture di carattere locale, quindi in vernacolo, in dialetto conversanese. Un'espressione che dice così: tossi d'amor, scusatemi, mi rivolgo agli esperti del dialetto, tossi d'amor e tina capa tosta, c'è sin da banda nostra, zinnenè, zinnenè. È un'espressione per serve per prendere in giro i bolesi, gli amici di Mola, e ancora adesso qualcuno la ricorda ancora questa espressione. E siamo arrivati praticamente al momento che unisce un po' questa espressione, perché le zinne rappresentano un po' la banda, e la banda è rappresentata da questa brass, che è una formazione più piccola ma sempre capace di creare molte suggestioni. E in tutto questo inseriamo delle poesie, delle letture in dialetto e anche delle letture di racconti scritti da grandi autori del Novecento e contemporanei, che scopriremo man mano che andiamo avanti con la nostra serata. Io inviterei subito il primo lettore, che è Carmela Iacovelli. Vi prego di fare un applauso di sostegno. Carmela Iacovelli è il referente del gruppo di lettura Te lo leggo in faccia, e ha un compito importante, perché apre la nostra serata di letture leggendo un breve racconto di Dino Buzzati che si intitola La casa senza. Carmela Iacovelli. Tu questo me l'hai detto per farmi andare tranquilla. Okay. Certo. Grazie. È tutta vostra. Buonasera. Stamattina ci sarà in prefettura una riunione per il caso di via Ventilabro, che ha dato origine nel pomeriggio di Natale a un incidente in pieno centro. Qui riassumiamo in breve la storia. Venne costruita a Milano la primavera scorsa, in via Ventilabro, alla periferia, di là di Quarto Giaro, una casa grandissima, di tipo popolare, ma con tutti i comodi, corrispondenti ai numeri 6, 8 e 10, perché 3 erano gli ingressi. Gli appartamenti a volontà si vendevano o fittavano, e i prezzi erano eccezionali. Ecco due esempi: per la vendita 50.000 lire al metro quadro, per l'affitto, un alloggio di 3 locali più servizi, 30.000 lire al mese. La gente andava, guardava, non riusciva a capire. L'ingresso era più che decoroso, l'ascensore era autonomo. Gli appartamenti, grandi e piccoli, non mancavano di niente. Bagni con boiler in dotazione, citofono, parquet nelle camere da letto e nei soggiorni, persino l'antenna per la televisione.
Le altre case della zona, anche assai meno belle e nuove, costavano quasi il doppio, non si capiva il motivo. Per di più, il grande casone, con alle spalle un cortile giardino di 60 metri per 10, dove i bambini potevano giocare con tappeti d'erba, due fontane, una fossa di sabbia, una piccola piscina, non era brutto e triste, era allegro e simpatico e metteva voglia di abitarci. Però non si capiva perché costasse così poco e la gente andava a vedere, provava i rubinetti, i water, le maniglie, le serrature. Constatava che tutto era in ordine, si domandava perché costasse così poco. Doveva pure esserci un motivo. Così, da principio, nessuno si fidava di comprare o affittare. Evidentemente, se la casa era tanto a buon mercato, c'era un difetto, una lacuna, un punto debole, un imbroglio forse. Si trattava di una società immobiliare. Al recapito c'era un ragioniere pronto a sistemare i contratti. Si chiamava Ernesto Augenti. Mi scusi, ragioniere, e come mai questi appartamenti costano così poco? Qual è quasi la metà dei prezzi normali? È forse un'opera pia? Nemmeno per idea, caro signore. Questa è una società immobiliare che si prefigge, come tutte le altre, scopi di lucro. E allora come si spiega che gli appartamenti costano così poco? Ci sarà ben un motivo e io sarei curioso di conoscerlo. Sì, rispondeva il ragioniere, che era una persona gentile, il motivo esiste, ma non posso dirlo. La spiegazione dei prezzi bassi sta appunto qui, in un certo senso, il fatto che gli inquilini o i proprietari pagano poco, ma non possono conoscerne il perché. Un difetto di costruzione, forse? Lei vuole scherzare? La difficoltà di comunicazione con il centro? Funziona già una linea di autobus. L'umidità della zona, anzi è uno dei quartieri più salubri di Milano. Ci sono gli spiriti alle volte, gli spiriti fra i muri nuovi non ci sono. Il cattivo riscaldamento, guardi signore, è inutile che lei tiri a indovinare, non ci riuscirà mai. La casa è quel che è, gli appartamenti sono quel che sono, lei li ha visti o prendere o lasciare. Presero. Una famiglia dopo l'altra si installò. Nel giro di 2 mesi oltre metà degli alloggi era abitata e tutto funzionava a meraviglia. Ma un motivo c'è? Domandava il ragioniere Augenti. Evidentemente un motivo esiste, ma l'amministrazione si riserva. Si riserva che cosa? La facoltà di comunicarlo o no. Il ragioniere sorrideva con un'espressione amabile e cordiale. Comunque sorrideva. C'è un pericolo alle volte? Costruzione difettosa, stabilità precaria, chi paga ha il diritto di sapere. Niente di tutto questo, gli stabili hanno passato tutti i collaudi, niente paura. Vede che io sono molto franco, il motivo dei prezzi bassi c'è, è una particolarità di costruzione, una cosa che da niente, se glielo spiegassi lei si metterebbe a ridere. Però c'è la proibizione di dirlo. Mi scusi ragioniere, ma allora c'è sotto qualcosa di poco chiaro, per non dire di osco. Il ragioniere Augenti si alzava sempre sorridente, ma reciso. Signore, ma perché tanti misteri? Un mistero molto piccolo, non merita la spesa di parlarne. Comunque, o prendere o lasciare. Presero. A maggio non c'era più una stanza libera. Comprarono, affittarono. Però restava l'enigma e questo enigma formava un'ombra su tutto il grande casamento. Gli inquilini in fondo erano inquieti, si guardavano intorno, che da un momento all'altro qualcosa crollasse o si rompesse, aspettavano. Ma non si rompeva niente. Alla perfezione i tubi, scarichi, impianti, frigo, boiler funzionavano. Si arrivò al 20 di dicembre senza che si decifrasse il rebus. Il 20 di dicembre, come disse,
Oh, voi non avete notato? Notato cosa? Che qui non si sta succedendo niente. E che cosa dovrebbe succedere? Nelle altre case invece succede, in tutte le altre case di Milano succede, nella nostra niente. E lei a cosa allude? A Natale forse? E a che altro dovrei alludere? Accidenti, lei ha ragione, bestia non averci pensato prima. Era vero, Natale stava arrivando al galoppo, ma nel grande complesso edilizio di via Ventilabro era come se Natale non esistesse. Nessuno aveva voglia di Natale. Natale sembrava una cosa sciocca e inutile. Beh, non lasciamoci suggestionare, disse qualcuno. Il fatto che in questa casa Natale non si avverte, forse dipende dai muri che costruiti da poco non sono ancora umidi. Aspettiamo un paio di giorni. Se davvero per la sera della vigilia non sarà successo niente, allora decideremo sul da farsi. Fino all'anno scorso, infatti, tutti avevano goduto del Natale, l'avevano desiderato, li avevano voluto bene, e adesso più niente. Qualcosa era stato loro tolto, evidentemente era così. C'era un sopruso, c'era una violenza, e si formò una commissione di protesta. Erano un sarto, un tornitore, un dentista, un insegnante di chitarra e il portiere del numero 6. Prima andarono in via Cappuccio, dove abitavano il presidente della società immobiliare, ma il presidente era San Fensi, con tutta la famiglia. Allora andarono dall'amministratore delegato, ma il consigliere era a Portofino con tutta la famiglia. Allora, imbestialiti, andarono da ragioniere Urgenti, il quale, con la moglie e i bambini, stava mettendo su un magnifico albero di Natale. Così lo affrontò il sarto che capoggiava la commissione. Lei sta qui e se la spassa allegramente, mentre noi come la mettiamo? Per carità, signori, accomodatevi. Una casa senza Natale ci avete rifilata, eh? Vergogna! Ah, ve ne siete accorti? Ve l'avevo detto a suo tempo che i pezzi bassi avevano un motivo. Un bel motivo davvero. Sa come la chiamo io? Truffa. A quei prezzi cosa pretendevate? Senza Natale, lei lo capisce che cosa significa senza Natale? Siamo tutti disposti a pagare la differenza. No, non è possibile. Non dipende da noi. La casa è stata costruita così. Gli architetti l'hanno progettata così. Dovevate anzi riconoscere che è stata una trovata geniale. Senza il Natale il costo della costruzione si riduce di quasi la metà. Ma voi non ci potete togliere il Natale. E chi ve lo toglie? Siete voi che non avete firmato il contratto. E va bene, noi andiamo dal prefetto. Le porte non chiudono, i tetti non tengono, piove dentro, manca l'acqua, manca la luce, manca il gas. E allora? C'è una legge che impone ai costruttori di fornire anche il Natale? Inveleniti, i cinque se ne andarono attraversando la città dove stava infuriando il Natale e guardavano con rabbia le strade, i negozi, le case colme zeppe di Natale, mentre per loro la casa era vuota e desideravano quelle cose. Ma
Ma non appena furono rientrati a casa, ogni desiderio si spense. Là, fra quelle mura di Natale, non ne importava più un fico secco. Il Natale risultava una cosa priva di senso. Tuttavia, si rendevano conto di essere stati truffati. Ci furono conciliaboli e l'altro ieri, mattina di Natale, un gruppo di una trentina tra uomini e donne andò a fare una chiassata dinanzi al palazzo di via Cappuccio 23, dove abitava il presidente della società immobiliare, l'ingegnere Luigi Cosens. Portavano cartelli con scritto: ridate il Natale ai nostri bambini, abbasso gli speculatori, ribasso del 50. Pietre furono lanciate contro le finestre, alcuni vetri andarono rotti e arrivò una camionetta della polizia. Di qui l'interessamento del questore, poi del prefetto, quindi l'idea di convocare per oggi in prefettura una riunione. Interverranno la commissione, gli inquilini, un rappresentante della società immobiliare e uno degli architetti progettisti. Il progetto è dovuto alla nota triade della Lanza, Basilici e Kramer, ma la trovata è dei Basilici. Sono andato a trovarlo nel loro studio. È un uomo sui 40, serio e posato e senza arie. Con che sistema siete riusciti a fare una casa senza Natale e che vantaggi porta? La risposta è stata concisa. Vantaggi: una riduzione del costo complessivo di circa 47%, e questa senza pregiudizio alcuno di stabilità, sicurezza, eccetera. In quanto al metodo adottato, si tratta di un segreto, almeno per ora non possiamo rivelarlo. Lei si trova giustificate le reazioni degli inquilini? Che vuole? Gente ancora legata a vecchi pregiudizi. In fondo bisogna compatirli, ma giuridicamente le proteste non reggono. Dove si pagano affitti così bassi? Ed è uno stabile nuovo, di concezione modernissima, con tutti i servizi desiderabili. Del resto, lasciamo che il Natale passi. Vedrà, la mattina di Santo Stefano gli spiriti saranno già smolliti, anzi faranno i conti e tutti saranno felici di aver risparmiato un sacco di soldi. Se la immagina trovarsi la tredicesima ancora intatta? Dopodiché sono andato anch'io sul posto e la sensazione era curiosa. Appena varcato il cancello d'ingresso, ogni pensiero, sentimento, pathos natalizia cessava di colpo. Io stesso, che avevo intenzione di comprare 3 scatole di cioccolatini per 3 regali all'ultima ora, mi sono detto: ma sarai mica un idiota, non vorrai sbatter via inutilmente i quattrini? Sì, visto di là, il Natale non era più un incantesimo di bontà, di poesia, significava soltanto soldi, smania, eccitazione, ambizione, esibizione, emulazione, moda, lusso e affanno. Visto di là, sembrava una popolazione inseguita che cercasse scampo. Vista di là, uomini e donne avevano la faccia di persone inquiete, un'istrionica totale frenesia. In via Ventilabro, Natale appariva la cosa più strana e stupidissimo il fermento, l'agitazione, la febbre della gente fuori, di tutti gli altri, come se l'umanità fosse impazzita e si affannasse dietro il vento. Dino Buzzati. Leggerò un breve racconto di Stefano Penny, tratto da Barnspost, che è praticamente il suo libro più popolare, risale al 1976 ed è la storia di tanti amici che si ritrovano al bar, quando il bar era il ritrovo degli uomini, naturalmente, non certo delle donne, dove si parlava quasi sempre di calcio e di donne. Il titolo di questo racconto è Buon Natale. Oggi al bar siamo tutti più buoni. È più buono Eros, il tecnico. Dice che Chinaglia, ve lo ricordate? In fondo, se imparasse a giocare di testa. Fornara ha perdonato a Strambazzini l'uscita con l'asso di coppe, per cui non gli parlava dal 68. È più buono il caffè, il barista lo fa con la miscela delle grandi occasioni, bello, caldo, concentrato come se dovesse tirare un rigore. È più buono Muzzi, ha portato l'albero, l'ha segato di notte ai giardini comunali, è pieno di cuori, frasi d'amore, segni di pallonate e pisciate di barboncini, non importa, è il pensiero che conta. Nevica, le scarpe nicchiano, i bambini schiacciano i nasini sulle vetrine dei negozi di giocattoli. Coco Secco schiaccia il nasone sul vetrinone di un negozio di alimentari e la commessa sviene.
Poluzzi fa il Babà Natale nel sottopassaggio a 500 lire l'ora. Nando spalla la neve nei giardini bene e la tira dentro le finestre degli emigrati, tanto non hanno riscaldamento. Nella via illuminata a festa le pellicce si accarezzano nel traffico facendo le fusa. È Natale. È più buono il vigile che mettere multe col rametto di vischio. È più buono il nonno da bar che va a sputare fuori. Trinca viaggia con una sporta con capitone, tacchino e cappone. È la tradizione. Dai domenicani hanno fatto un presepe tutto di marzapane. Il cinno, di nascosto, mangia i re magi e scappa a confessarsi. Fili d'argento si tendono fra il cielo e la terra. È una festa per tutti. Al Rotary, pranzo gratis per i bambini poveri, obbligatorio lo smoking. Al bar ci scambiamo i regali, sigari, cambiali, abbonamenti di tribuna. L'albero, decorato con craffele e candele di motorino, lampeggia e spande intorno un calore confortante. È indubbiamente Natale. Tacchino per tutti, ai malati dell'ospedale, dentro al brodo, al carcere, al manicomio e in caserma. E a mezzanotte, ragazzi, un bel presentatalba al nostro Signore. Oggi siamo tutti uguali, soprattutto i poveri, ospiti d'onore nei discorsi dei cardinali, nelle riunioni conviviali, nei servizi dei telegiornali, fa pure la rima. Oggi siamo tutti uguali. Il 26 però vado al Sestriere. Buon Natale. E questo era il racconto di Stefano Penne. Io vorrei approfittare, prima di ascoltare altri racconti e altra musica, della presenza dell'arciprete Don Felice Di Palma, che è il padrone di casa e che ringraziamo sempre per la gentile ospitalità. Prego, Don Felice. Complimenti per questa serata. Che non ho ancora sentito nulla, che deve arrivare il bello. Immagino. C'è Mario, immagino. Che è pronto. Bene, e un bel modo anche per presentare Natale attraverso alcuni autori, attraverso anche la musica, e credo sia davvero efficace, no? Il messaggio che si lancia questa sera. Abbiamo bisogno un pochettino di riconquistare un po' il senso vero, il senso autentico del Natale. Siamo all'inizio del tempo di avvento, vogliamo anche prepararci a vivere bene il Natale. Domenica scorsa nella liturgia c'erano due parole che mi hanno colpito. Fate attenzione, no? Cioè, dobbiamo essere un po' più attenti a noi stessi innanzitutto, no? Dobbiamo essere un po' più attenti anche all'altro. Dobbiamo essere un po' più attenti alla venuta del Signore. E l'altro verbo è quello, il verbo vegliare, no? Vigilare, vegliare, vigilare, no? Che è collegato con il fare attenzione. E credo siano due atteggiamenti molto, molto importanti, e li voglio anche lanciare in questo contesto all'inizio anche di questo tempo di avvento, perché non sia un Natale qualsiasi, ma un Natale davvero che ci apre alla vita del Cristo, alle problematiche anche che ci sono nel mondo di oggi e al contributo che noi possiamo dare. Auguri. Grazie. Ancora. Grazie molto. Bene, è il momento delle poesie in dialetto. Ah, ecco, chiedo scusa. Allora, se può aspettare 5 minuti, sindaco, ok. Anche perché abbiamo un lettore convalescente, è proprio in via del tutto eccezionale che è con noi. Vi presento Mario Giannuzzi.
e comunque ha sempre tanta energia, guadagna la sua posizione, perché ci leggerà due poesie, farà naturalmente tutto da solo, lo conoscete benissimo, ha insegnato almeno a 4 generazioni di studenti conversanesi, amatissimo, e naturalmente uno degli animatori anche dell'Università Popolare e della Terza Età, e soprattutto è un grande cultore del dialetto conversanese. Noi stasera vogliamo anche celebrare la nostra antica lingua. Mario Giannuzzi. Va bene. La prima che vi leggerò è intitolata Una tele dopo Avrint. E la leggo volentieri perché questa poesia, in questi anni trascorsi, è stata imparata in maniera eccezionale dai bambini della scuola dell'infanzia, di 3, 4, 5 anni. Ho delle registrazioni che commuovono, bravissimi i bambini. Gli adulti dicono che è difficile imparare il dialetto. Non è vero, questa è la signora Giusi Pascale, che ringrazio perché, diciamo, mi dà una mano stasera, Giusi, grazie. Perché tutti possono imparare a leggere e a scrivere il dialetto, se c'è la volontà anche politica di farlo. Va bene, chiuso. Una terre du pavrit. Una terre, Yervet. E i ueso accumenzet. Tu ci stai disoccupet e pu povero pensionet. E ci teni fu la sé a commenze già a penzè. A tu stanno da stu mese tanta soldi con la spesa. Pi fenocchi e i mandarini, pi banane e i clementini, pi braciole e l'agnellone, cannellicchi e capitone. E ste un gas che si strosce, la bolletta che va loce, da sti uè, a come fè, i cambieri che paghè. La mediera che la pola vuole che per tutti i fuori una tela per loro l'hanno a fè come signore. Umaro ti dice, uè, per questa volta senta a me. A che buono, a me paghè, quando ci avanza, a paspettè. U diceva, Garibaldi, sopra cotto, mi trovate. Viene a tele e a me mangiare, come agli altri a me cantare. Grazie. È Antonio Russo che c'è cortesemente ha scelto anche lui un elenco di varie poesie natalizie, quelle da proporre. Quella che viene proposta adesso e diciamo che parlerà del bue della sera. E anche se la conclusione sarà un pochino amara, sentirete, non ve l'anticipo, ma anche perché anche noi via Natale lo aspettiamo anche per fare pagordi, mangiare assai. Vabbè, ok, basta. Io spero che si capisca il dialetto conversanese, soprattutto se c'è qualcuno che non è conversanese. Uvuv e uciocci. A dicembre che la neve, come ogni anno, un redentore, per te la pace e amore, vena nasce minza no. De uvuv o ciucciarit. Una terza perciò, per Betlem, crematone, non mi metta a camminare.
che tac, sopa pass, arvern dan anghiostr. Uè, signor, pu padre nostro, pu Betlem, a tua mascio. Cote te, cedes ovuv. Votene tu gran cor, che per voi un redentore non si mette a tremolare. So di voto tu bambino, e che sempre sia lodato. Quando onore voi mi date, dovrebbe accompagnare. Mo, facciamone mangiare. Nutriusca, ross, a testa. E poi, crea, all'est all'est, la mammetta a camerè. I due bestie, già dicevano, avrei che s'accoglienza. Da Gesù alla presenza, nulla gara avrei. Da su ciocci, non ziacchio, non cristiana come a te. Sta accoglienza fatta a me, ce la potchio scrde. Cot te, già detta allora, mir dolce e paglia buona. Poi, cantenne una canzone, dalla stad i feci. Come senta gruffle, all'ambemi a cedù, a zazzezzi si face, e a Natale si mangia. Grazie, grazie. Posso andare a sedermi? Grazie. Grazie, grazie a Mario Giannuzzi, sempre, sempre in prima linea. Allora andiamo avanti con scritti conversanesi. Quello che ascolterete tra poco è uno scritto di Sante Simone. Sante Simone è l'architetto conversanese di cui si sta celebrando quest'anno il bicentenario della nascita, che ha ridisegnato dal punto di vista urbanistico la nostra città alla fine dell'Ottocento. Il brano che adesso verrà letto è tratto dai ricordi della mia fanciullezza, scritto da Sante Simone. Un attimo. Invito tutti a rimanere perché fra non molto la signora Giusy Pascale vi leggerà un racconto, una storia in dialetto conversanese, vi assicuro, eccezionale. Giusy, ti ringrazio pure io. Ok, ti ha fatto un'anticipazione. E allora vorrei invitare Alessandra Valente, che è il referente del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, delegazione del sud-est barese, che ci racconta i ricordi di Sante Simone Fanciullo. Sì, questo articolo è stato pubblicato sulla rassegna pugliese di Scienze, Lettere ed Arti nel 1894. Queste copie mi vengono date da Tonino Fanizzi, che è il nostro storico, insomma, che è il nostro maggiore punto di riferimento per il fare Conversano. Allora, i ricordi della mia fanciullezza, le feste religiose di Conversano. Scrivo delle feste religiose della mia patria, come si celebravano nel dì della mia fanciullezza e giù di lì, cioè dai primi anni del secondo quarto di questo secolo a quelli della quarantina dello stesso. È bello conoscere i costumi del passato ed io li descrivo come meglio posso, perché li sappiano i miei concittadini, che al certo me ne saranno grati, non ora che vivo, ma quando il mio corpo abbia trovato nella tomba quella pace che tanto desidera e lo spirito riposi in grembo a Dio. Incomincio dal Natale, che il popolo canta in questo modo. La notte di Natale fa una festa principale, che nascì nostro Signore, da povera mangiatora, con un uovo e un'asinella e San Giuseppe vecchiarella, ma
mangiatoria affertonata. Le signore e le criate corrono insieme da ogni parte per vederte e adorarte. Dalla prima domenica dell'Avvento incominciano a udirsi spari di schioppi, di pistole, di pistoni, di schioppettuoli, arma dei giovanetti considerate consistente in una pistoletta fatta con canna di lamina di ferro solidamente unita ai lembi, che era caricata battendo con forza contro i muri un solito bacchetto e ponendo sulla polvere la raschiatura di intonaco per stoppaccioni. Quest'arma si scaricava ponendo un carbone acceso sul focone, non avendo né cane né grilletto, e dava grande detonazione e sovente produceva gravi danni a chi la sparava. Conversano pareva un paese di barbari in quell'occasione. Ora continuano, sì, questi spari, ma in picciole proporzioni, grazie al progresso. Si assordavano a non si credere la mattina della vigilia del Natale, mentre celebravasi la messa dell'aurora, e la notte seguente, mentre il vescovo pontificava. In quella notte nelle famiglie si giocava a carte, alla tombola, a Luca. Gran parte della popolazione correva per le strade, che dappertutto erano canti, suoni, balli, prediche dei bambini e presepi delle case private e delle botteghe. Insomma, un gran gaudio generale, specialmente dei bambini al suono della pastorale. Ricordo di aver veduto in chiesa, durante il notturno pontificale, dei preti con la stola, preceduti dai chierici, con torchi accesi e seguiti da molto popolo, andar frugando sotto le predelle degli altari, le quali allora erano di legno, e per rinvenire, dicevano essi, certi vasetti di creta ruvida, ovvero dell'olio che si credevano quivi deposti dalle maiarde o maciare, perché acquistassero forza per non so quali loro usi. Ne ho visti di tali vasetti, ma in mano ad altri bambini, ai quali servivano di balocchi e li dicevano cucumelli delle maciare. Da chi fossero poste queste cucumelle, se è vero che si trovassero nascoste sotto gli altari, non so con certezza, so soltanto che di esse parla il primicerio Giuseppe Antonio Tarsia nelle sue memorie storiche. Anzi, egli accenna ad un processo che si svolse verso la fine del XVII secolo e che qualifica terribile a danno di una certa Tavarella, la quale si fece morire in carcere e non so dirvi come, tristezza dei tempi. Come si attendeva il Natale, alla vigilia anche il più umile desco aveva i suoi dolciumi, torroni, pettole, porcelli, cartellate e tant'altro ben di Dio. Allora anche i più miseri abituri avevano un ceppo da far ardere nella notte, che dicevano servisse ad accecare i pannilini del bambino. Dal capo della casa era situato per ardere nel focolare, oppure dopo situato vi poneva la mano. Il Capodanno si attendeva pure con ansia, specialmente per la strenna, che tesoro era il possedere un paio di quelle cinque grane, belle per peso e per volume. Con esse si compravano dei balocchi di terracotta col fischio alla coda, coi quali tre o quattro piccini riuniti facevano una musica da far andare in visibilio il prossimo. E l'Epifania si attendevano i doni della Befana, che allora non erano tisici, cioè pochi, perché i tempi erano diversi, ma udir parlare le bestie nella notte della vigilia era cosa straordinariamente grande. Almeno questo assicuravano i vecchi, che avevano la grazia di udirli essi e di piccini buoni, ma non i birichini. Io non li ho mai uditi e il babbo mi diceva che ne ero indegno, perché, si è detto fra noi, ero un po' discolo. Sante Simone. Allora, a questo punto direi a Milo Pace e al suo gruppo di cominciare a prepararsi, però approfittiamo della presenza del sindaco, che invito qui al centro. Prego, venga.
Avvocato Lavasci. Con il gruppo di Mino Pace completiamo nostro settore dedicato al dialetto conversanese, ma poi avremo un'altra incursione con la signora Giusy Pascal. Buonasera. Buonasera a tutti. Che bella situazione questa, voluta da dalla Piantoni, dal FAI, da Te lo leggo in faccia, quindi da tanti associati, da tante persone che hanno voglia di creare sinergie, no? E armonie allo stesso tempo, perché qui abbiamo, come dire, questo tipo di impostazione in queste serate ed è una cosa meravigliosa, è il modo migliore per affrontare questo periodo, con la musica, con il racconto, con la poesia, con il dialetto. E la sinergia crea energia e allo stesso tempo fa in modo che si stabiliscano questa energia, quando è positiva, fa in modo che si stabiliscano delle relazioni. E a noi questo piace, credo. Abbiamo tutti bisogno di relazioni che ci facciano stare bene. Abbiamo tutti bisogno di creare dei rapporti. Certe volte anche e soprattutto in questi periodi come quello natalizio, per di recuperare dei rapporti. E quindi sono momenti belli per cui io, a nome dell'amministrazione comunale, a nome dell'assessore alla cultura che è stata qui nella parte iniziale della serata e che vi saluta, vi ringrazio molto. Grazie per queste iniziative, è un progetto che è stato molto apprezzato e quindi spero davvero che sia apprezzato da tutto il pubblico. Me ne sono certo perché vedo tanti volti appassionati e interessati a questo tipo di serata. Io vi ringrazio davvero. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie al nostro sindaco Giuseppe Rovacci. E allora, sono pronti i nostri amici? Allora, ascolterete una ninna nanna dedicata a Gesù Bambino che si intitola Durb Durm. La musica è stata scritta da Enzo Mincalone, che salutiamo con affetto, e le parole invece sono di Mario Giannuzzi, e quindi è naturalmente una ninna nanna in dialetto conversanese. A voi Mino Pace alla chitarra e i suoi amici che poi presenteremo.
Bravissimo, bellissimo. Ritanda Bellantuono. Divertito sempre per Giorgio Coletta e Mino Pace, che sono stati così gentili. Grazie, ci avete proprio fatto un bellissimo regalo. Bene, ci riorganizziamo un attimo e adesso andiamo avanti con le letture, mentre i nostri musicisti della Zinene Brass Band riprendono posizione. Abbiamo parlato finora abbiamo avuto a che fare con il dialetto conversanese, ma c'è un altro, come dire, linguaggio che cammina veloce, che sta arrivando proprio al galoppo, ed è il siciliano, scritto da Andrea Camilleri. Credo che molti di voi conoscano le storie di Camilleri, non solo quelle di Montalbano, scritte con questo stile unico che ha fatto poi, è stato il segreto del suo successo. Ma Camilleri non solo è stato un grande romanziere, è stato uno sceneggiatore, ha fatto il maestro di teatro. Ebbene, adesso ascolterete una novella natalizia di Camilleri, che tratta dai quattro Natali di Tridicino, e ascolterete in particolare il primo Natale di Tridicino. Tridicino è un pescatore siciliano che affronta un'avventura per mare. Ce la racconta il nostro amico Franco Caprio. Vi presento brevemente Franco. Franco torna sempre sul luogo del delitto perché, oltre che un bravissimo lettore, conosce bene il siculo, e poi naturalmente, oltre che a fare il medico soccorritore del 118, è anche un bravissimo scrittore. Ha scritto diversi libri anche con la sorella, e lo aspettiamo tutti al varco per la prossima pubblicazione, che ci dice ormai imminente. A voi Franco Caprio, il primo Natale di Tridicino. Tridicino era stato così chiamato di nome perché era il tredicesimo figlio di Tano Sgembari e di Tana Pillitteri, ed era figlio unico, in quanto non aveva più né frati né soro, essendo che tutti l'altri 12 erano morti uno appresso all'altro quando che c'era stata la passata di una terribile pandemia di qualera. Tano possedeva una barca a vela con la quale andava a pescare aiutato da sua moglie Tana, e campava così, vinnendo quello che riusciva a tirare fuori dall'acqua con la rete. Come i frati e le soro che l'avevano preceduto, Tridicino nascì proprio dietro a quella barca, e sua madre si sgravò mentre si trovavasi a bordo. Appena che venne alla luce, Tano lo pigliò e lo pulizzò inflandolo nell'acqua di mare, come se fosse un porco. E sempre dentro la barca Tridicino si succò il latte materno, cresce, imparò a stare a dritta, passò le malattie che vennero a tutti i precilitri, sanò, e a 6 anni era già tanto forte e travagliatore che poteva aiutare a suo padre nella manopera della vela. Quando che fece 10 anni, sua madre Tana pensò buono di non andare più a mare, tanto Tano ormai l'aiutante la via e poteva finalmente permettersi di piangere i suoi figli morti. Tana si mise così a fare la femmina di casa, in modo che i suoi due uomini, tornando dalla fatica, ogni giorno trovassero qualche cosa di cavuto da mangiare. Tridicino era una specie di pesce, capace di stare sott'acqua più assata 5 minuti folati, senza ripigliare scanto ed arrivare a grandissima profondità. A 16 anni conosceva alla perfezione un giro del tempo e la connotta di venti e delle correnti che manco un marinaro con esperienza cinquantina sapeva fare. Capitava che spesso e volentieri gli altri pescatori si rivolgevano a lui per consiglio. Tridicino, domani che facciamo, ne scemo? Tridicino tagliava il mare, il cielo, la corsa delle nuvole, il movimento dell'acqua, e poi sentenziava:
Ne usciti presto però, perché a metà mattino farà burrasca forte. Oh, a metà mattino, puntuale, si scaterà la burrasca. Una volta che suo padre non era potuto andare a pescare perché aveva influenza, Tridicino venne invitato nella barca di Jacopino Scozzari, che era il più vecchio esperto marinaro di Vagata e che non aveva figli e manco nipoti. Ci viene con me a Tridicino. Zu Jacopino, voi mi deve scusare, ma domanda, non mi pare proprio cosa te ne esce. Se preparano malo tempo, tendo assai. Lo saccio che non è cosa, Tridicì, ma io non voglio nascere per pigliare pesci. E allora perché? Se avemo fortuna, ti imparo l'unica cosa di mare che ancora non la conosci. Mi volete far imparare la vostra arte? Sì, per me tu ne sei degno. Vengo. Fece Tridicino e si sentì felice e scandato in una botta sola, perché Uzia Pichino era l'unico marinaro da tutta la costa a possedere, a quanto si diceva, l'arte e il coraggio di mettersi faccia a faccia con la dragonara, ossia la terribile tromba d'aria marina, e di tagliarla con un colpo solo. Ed era chiaro che, non avendo eredi, voleva trasmettere a lui il segreto che picca persone al mondo conoscevano. Era un'arte antica e segreta che non stava scrivuta in nessun libro di mare, passava di bocca in bocca, di generazione in generazione, e nella notte del tempo si perdia il nome del primo che aveva caputo come si faceva tagliare la dragonara. Ma Tridicino era magari scandato perché avere a che fare faccia a faccia con la dragonara quasi sempre significava morti di l'uomo e distruzione completa della barca. Gli era capitato a Tridicino di vedere in lontananza una dragonara e non se l'era più scordata. Giganti che funzionava all'immersa, di come funziona l'imbuto vero e proprio, perché si sucava l'acqua del mare e si sucava anche tutto quello che incontrava in suo cammino e poi se lo portava fino alla massima altezza e da lì lo lanciava lontano, come capita quando spute da sopra una giostra. E ricordava pure la rumorata scandusa che essa faceva. Col vento forte in poppa filavano che era una bellezza, ma veniva difficile come tornare la vela. Via via che la costa diventava una linea tandicchia più scura tra cielo e mare, i cavadrona si facevano sempre più auti e violenti ed erano come cazzotti alla panza della barca. L'occhio esercitato di Zia Pichino fu il primo a vedere la dragonara in grande distanza, una specie di fumo nero dintra il grigio uguali di l'aria e di l'acqua. Eccola! Gridò. Tridicino tagliò nella direzione che Jacopino indicava e la vide. Era come una bestia selvaggia, che mala bestia potente e scantusa, che s'avvintava verso di loro volando e minacciandoli con una specie di scotimento di l'aria che pariva la voce del giudizio universale. Annicolito dallo scanto, Tridicino afferrò immediatamente il timone con le due mani e cercò di cambiare rotta. No, no, dritto con la dragonara, Mairi! La voce di Zia Pipino, che pure era potente, gli arrivò appena appena mangiata da quella della bestiazza feroce. Tridicino vidì, e malgrado che tremava tutto, già sentendosi pigliare dal gelo della morte. Quando
che la prua fu a 2 metri dalla dragunara, Iapichino si addritta, fermo, mobili, un rimo in mano, tenuto alto sopra la sua testa come una lancia, e poi dicendo quale che cosa che Tredicino non ha capito, lo conficcò con tutta la forza che aveva in un punto preciso del becco pompa, a circa 2 metri d'altezza dal pilo dell'acqua ribollente. Subito, in dove la punta del remo era trasuta, si aprì come uno squarcio in un tessuto, si allargò, l'interno del corpo della dragunara s'ammosciò e quel corpo si dimostrò per ditti forma, consistenza e forza, diventò solo una massa gigantesca d'acqua che s'arrovesciò con violenza sopra la barcuzza, inchiendola tutta e facendo cadere gli uomini in mare. Come si fa? Disse Iapichino mentre che stavano tornando a ripa. Sì, sì, zio Iapichino, ma come avete fatto a capire qual è il punto preciso dove infilare un remo? La testa della dragunara è uguale a quella di ogni altra bestia. Avi magari l'occhio e tu devi pigliarla in uno dei due occhi che sono precisi in tipica di un grande pertusa. Se sbagli il corpo, fottuto sei, la dragunara t'afferra e non hai più salvezza.
mi parsi, ma forse mi sbagliai, che dicevo magari qualche cosa che io non sentii. Non ti sbagliasti, quello è lo scongiuro segreto, va detto a mezza voce mentre ti prepari col rimo. Ma me lo potete rivelare? Certo, ma tu prima mi devi giurare che non lo dici a nessuno essere vivente sopra la terra. Ce lo giuro. E Zuia il Pichino arredì. Non è basta. E allora che devo fare? Devi fare un giuramento solenne, che una volta fatto non si può rinnegare, sopra la vita e sopra la morte. Ma io non la conosco. Ripeti con mia. E Zuia Pichino si susò a dritta, si mise una mano sopra il cuore e tredicino pure lui. E poi un vecchio disse: animi dei marinari morti annegati, tagliati a lui e poi testimoniati, che io mora solo, infame e disperato, sia la parola data a io mancato. Tredicino la ripeté. Ora ti arrivevo lo scongiuro. No, fece tredicino. Così a Pichino tagliò un barbagliato. Perché? La risposta di tredicino arrivò decisa. Perché su certo che non avrò mai un coraggio vostro davanti a una dragonara. Non si sa mai prima se uno ha il coraggio di fare una certa cosa e quando sei al punto che un coraggio ti viene o non ti viene. Solo in quel preciso momento sai di che pasta d'uomo sei. Tredicino ci pensò sopra una tantina e arrivò alla conclusione che Zuia Pichino aveva ragione. E va bene, avvicinati che te la dico in un orecchio e ricordati che manco il mare la devi sentire. E manco noi sapimo quello che a lui ci disse. Arrivederci e grazie. Poi è raccontato così, fantastico. Tocca alla nostra Zinene Brass Band, ora ascolterete un brano di Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires. A voi la Zinene Brass Band e ci saluta Mario Giannuzzi. Grazie. Thank you.
Allora vi presento la Zinene Brass Band, Renato De Bellis alla tromba, Antonio Cicerone, l'altra tromba, Gianfranco Cipriani al trombone, Leonardo Di Tinto alla tuba, Stefano Palumbo al corno e Nicola Chiattarata alle percussioni. Sono dei professionisti straordinari, grazie ragazzi. E giusto per, come dire, onorare i nostri amici soci di Turi, volevo ricordare che Renato e Gianfranco sono di Turi e quindi confermano la grande tradizione della scuola bandistica turese, ma poi abbiamo anche due conversanesi, sono Stefano Palumbo e Leonardo Di Tinto, anche se Leonardo è in prestito. Il nostro amico invece Cicerone, Antonio Cicerone, è di Bitonto. Di Capusso, ah, lui di Bitonto, chiedo scusa. Allora, e così abbiamo fatto. Chiapparata invece il nostro batterista è Giulio. Per di Carota come Zimmer. Allora, andiamo avanti. Abbiamo ancora un po' di cose da farvi vedere e ascoltare, però prima di passare alla prossima lettura. Vorrei ricordarvi che questo nostro primo incontro serve anche per avviare la nostra campagna di tesseramento per l'anno 2024 all'Associazione Piantoni. Vi prego di esserci vicini perché abbiamo tante belle idee, ma abbiamo bisogno del vostro sostegno. E vi annuncio anche che il 15 di dicembre stiamo organizzando una tombolata con pizza e pizzica per stare insieme e scambiarci gli auguri. Quindi vi ho avvisati, quando uscite state attenti. Ok. Bene, allora, grazie. Andiamo con la prossima lettura. Questa è uno scritto che viene da Marco Valdo, di Italo Calvino, di cui si celebra, come sapete, il centenario della nascita. I figli di Babbo Natale è l'ultimo racconto di Marco Valdo, che probabilmente ha avuto anche una riduzione televisiva negli anni 80 di grande successo con Nanni Loi, forse qualcuno di voi la ricorderà ancora, ma certo è straordinario anche perché Calvino scrive come dei presagi, intuisce quello che succede e racconta quello che è il Natale dei consumi e, come dire, attraverso le disavventure del povero operaio Marco Valdo. Vi faccio questa premessa in maniera tale da mettere il nostro lettore nella condizione poi di leggere senza problemi. Praticamente arriva Natale e l'azienda presso cui lavora Marco Valdo, che è il classico operaio sfigato, si direbbe oggi, viene incaricato di vestirsi da Babbo Natale per portare i regali, la strenna, ai dipendenti, come si usava un po' di anni fa. Forse qualcuno lo fa ancora adesso, ma ecco, Marco Valdo si veste da Babbo Natale e porta i regali ai dipendenti. Vi racconta i figli di Babbo Natale, il nostro amico Enzo Toma, che è un conversanese trapiantato a tutti gli effetti ormai da diversi anni qui da noi, è un attore bravissimo e probabilmente qualcuno di voi lo potrà vedere impegnato nelle vesti di San Nicola prossimamente a Bari per il Natale San Nicola dei Baresi. Ci sono tante iniziative, tante celebrazioni che riguardano San Nicola e sarà molto impegnato. E dal giorno 8 chi vuole a Bari potrà seguire questo tour de force che inizia la mattina e va avanti la sera, ma insomma è proprio l'esaltazione della figura di San Nicola. Enzo Toma, è tutto vostro. Il capo dell'ufficio personale entrò in magazzino con una barba finta in mano. Ehi tu, disse Marco Valdo.
Prova un po' come stai con questa barba. Benissimo, il Natale sei tu. Vieni di sopra, spicciati. Avrai un premio speciale se farai 50 consegne a domicilio al giorno. Marco Baldo, camuffato da Babbo Natale, percorreva la città sulla sella del motofurgoncino carico di pacchi involti in carta variopinta, legata con bei nastri e adorni di rametti di vischio e d'agrifoglio. La barba rovatta bianca gli faceva un po' di pizzicorino, ma serviva a proteggergli la gola dall'aria. La prima corsa la fece a casa sua perché non resisteva alla tentazione di fare una sorpresa ai suoi bambini. Da principio pensava, non mi riconosceranno, chissà come rideranno dopo. I bambini stavano giocando per la scala, si voltarono appena. Ciao papà. Marco Baldo ci rimase male. Ma non vedete come sono vestito? E come vuoi essere vestito? Disse Pietruccio. Da Babbo Natale, no? Ma avete riconosciuto subito? Ci vuol tanto. Abbiamo riconosciuto anche il signor Sigismondo, che l'ha truccato meglio di te, e il cognato della portinaia, e il padre dei gemelli che stanno di fronte, e lo zio di Ernestina, quelle con le trecce. Tutti vestiti da Babbo Natale, chiese Marco Baldo, e la delusione nella sua voce non era soltanto per la mancata sorpresa familiare, ma perché sentiva in qualche modo colpito il prestigio aziendale. Certo, tal quale come te, uffa, risposero i bambini. Da Babbo Natale al solito, con la barba finta e voltandogli le spalle, si rimisero a badare ai loro giochi. Era capitato che agli uffici di relazioni pubbliche di molte ditte era venuta contemporaneamente la stessa idea e avevano reclutato una gran quantità di persone, per lo più disoccupati, pensionati, ambulanti, per vestirli col pastrano rosso e la barba di bambagia. I bambini, dopo essersi divertiti le prime volte a riconoscere sotto quella mascheratura conoscenti e persone del quartiere, dopo un po' ci avevano fatto l'abitudine e non ci badavano più. Si sarebbe detto che il gioco cui erano intenti li appassionasse molto, si erano radunati su un pianerottolo, seduti in cerchio. «Si può sapere cosa state complottando?» chiese Marco Baldo. «Lasciaci in pace, papà, dobbiamo preparare i regali». «Regali? Per chi?» «Per un bambino povero. Dobbiamo cercare un bambino povero a fargli dei regali». «Ma chi ve l'ha detto? C'è nel libro di lettura». Marco Baldo stava per dire «Siete voi i bambini poveri», ma durante quella settimana si era talmente persuaso a considerarsi un abitante del paese della cuccagna, dove tutti compravano e se la godevano e si facevano regali, che non gli pareva buona educazione parlare di povertà e preferì dichiarare «Bambini poveri non esistono più». S'alzò Michelino e chiese: «È per questo, papà, che non ci porti i regali?» Marco Baldo si sentì stringere il cuore. «Ora devo guadagnare degli straordinari», disse in fretta, «e poi ve li porto». «Li guadagni come?» chiese Filippetto. «Portando dei regali», fece Marco Baldo. «A noi?» «No, agli altri». «Perché non a noi? Faresti prima?» Marco Baldo cercò di spiegare: «Perché io non sono mica il Babbo Natale delle relazioni umane, io sono il Babbo Natale delle relazioni pubbliche». Avete capito? No. Pazienza. Ma siccome voleva in qualche modo farsi perdonare ed essere venuto a mani vuote, pensò di prendersi Michelino e portarselo dietro nel suo giro di consegne. «Se stai buono, puoi venire a vedere tuo padre che porta i regali alla gente», disse, inforcando la sella del motofurgoncino. «Andiamo. Forse troverò un bambino povero», disse Michelino, e saltò su aggrappandosi alle spalle del padre. Thank you.
Per le vie della città Marco Valdo non faceva che incontrare altri babbi Natale, rossi e bianchi, uguali, identici a lui, che pilotavano camioncini o motofurgoncini, o coprivano le portiere dei negozi ai clienti carichi di pacchi, o lo aiutavano a portare le compere fino all'automobile. E tutti questi babbi Natale avevano un'aria concentrata e indaffarata, come fossero addetti al servizio di manutenzione dell'enorme macchinario delle feste. E Marco Valdo, tal quale come loro, correva da un indirizzo all'altro segnato sull'elenco, scendeva di sedia, smistava i pacchi del furgoncino, ne prendeva uno, lo presentava a chi apriva la porta scandendo la frase: la SBAV augura buon Natale e felice anno nuovo, e prendeva la mancia. Questa mancia poteva essere anche ragguardevole e Marco Valdo avrebbe potuto dirsi soddisfatto, ma qualcosa gli mancava. Ogni volta, prima di suonare una porta, seguito da Michelino, pregustava la meraviglia di chi aprendosi sarebbe visto davanti Babbo Natale in persona. Si aspettava feste, curiosità, gratitudine, e ogni volta era accolto come il costume che porta il giornale tutti i giorni. Suonò alla porta di una casa lussuosa, aperse una governante. Ancora un altro pacco, da chi viene? La svab agra, beh, portate qua. E precedette il Babbo Natale per un corridoio tutto arazzi, tappeti e vasi di maiolica. Michelino con tanto d'occhi andava dietro al padre. La governante aperse una porta a vetri, entrarono in una sala da soffitto alto alto, tanto che ci stava dentro un grande abete. Era un albero di Natale illuminato da bolle di vetro di tutti i colori e i suoi rami erano appesi regali e dolci di tutte le fogge. Al soffitto erano pesanti lampadari di cristallo e i rami più alti dell'abete si impigliavano nei pendagli scintillanti. Sopra un gran tavolo erano disposte cristallerie, argenterie, scatole di canditi e cassette di bottiglie. I giocattoli sparsi su un grande tappeto erano tanti, come in un negozio di giocattoli, soprattutto complicati congegni elettronici e modelli di astronavi. Su quel tappeto, in un angolo sgombro, c'era un bambino, sdraiato bocconi, di circa 9 anni, con un'aria imbrocciata e annoiata. Sfogliava un libro illustrato come se tutto quel che era intorno non lo riguardasse. «Gianfranco, su Gianfranco!» disse la governante. «Hai visto che è tornato Babbo Natale con un altro regalo?» 312. Sospirò il bambino senza alzare gli occhi dal libro. Metta lì. È il 312esimo regalo che arriva, disse la governante. Gianfranco è così bravo, tiene il conto, non ne perde uno. La sua gran passione è contare. In punta di piedi Marco Valdo e Michelino lasciarono la casa. Papà, quel bambino è un bambino povero, chiese Michelino. Marco Valdo era intento di ordinare il carico del furgoncino e non rispose subito, ma dopo un momento si affrettò a protestare. Povero, che dici? Sai che suo padre è il presidente dell'Unione Incremento Vendite Natalizie, il commendatore... Si interruppe perché non vedeva Michelino. Michelino, Michelino, dove sei? Era sparito. Sta a vedere che ha visto passare l'altro Babbo Natale. L'ha scambiato per me e gli è andato dietro. Marco Valdo continuò il suo giro, ma era un po' in pensiero e non vedeva l'ora di tornare a casa. A casa entrò Michelino insieme ai suoi fratelli, buono buono. Di un po' tu, dove ti eri cacciato? A casa a prendere i regali. Sì, i regali per quel bambino povero. E chi? Quello che se ne stava così triste, quello della villa con l'albero di Natale. Ah, lui? Ma che regali potevi fargli tu a lui? Oh, li avevamo preparati bene, 3 regali, involti in carta argentata, intervennero i fratellini. Siamo andati tutti insieme a portarglieli. Avessi visto com'era contento, figuriamoci, disse Marco Valdo, aveva proprio bisogno dei vostri regali per essere contento. Sì, sì, dei nostri. E corso subito a strappare la carta per vedere cos'erano. E cos'erano? Il primo era un martello, quel martello grosso, tondo di legno, e lui saltava dalla gioia, l'ha afferrato e ha cominciato a usarlo. Ha spaccato tutti i giocattoli e tutta la cristalleria. Poi ha preso il secondo regalo. Cos'era? Un tirasassi. Dovevi vederlo, che contentezza. Ha fracassato tutte le bolle di vetro dell'albero di Natale. Poi è passato ai lampadari. Basta, basta. Non voglio più sentire. E il terzo regalo? Non avevamo più niente da regalare. Così abbiamo involto nella carta
presentata un pacchetto di fiammiferi da cucina. È stato il regalo che l'ha fatto più felice. Diceva, i fiammiferi non me li lasciano mai toccare. Ha cominciato ad accenderli e... ha dato fuoco a tutto. Marco Valdo aveva le mani nei capelli. Sono rovinato. L'indomani, presentandosi in ditta, sentiva addensarsi la tempesta. Si rivestì da Babbo Natale in fretta, caricò sul furgoncino i pacchi da consegnare, già meravigliato che nessuno gli avesse ancora detto niente, quando vide venire verso di lui tre capufficio, quella delle relazioni pubbliche, quella della pubblicità e quello dell'ufficio commerciale. «Alto!» gli dissero. «Scaricate tutto, subito!» «Ci siamo?» disse Marco Valdo, e già si vedeva licenziato. «Presto, bisogna sostituire i pacchi!» dissero i capufficio. L'Unione Incremento Vendite Natalizie ha aperto una campagna per il lancio del regalo distruttivo. Così, tutto un tratto, commentò uno di loro, avrebbero potuto pensarci prima. È stata una scoperta improvvisa del presidente, spiegò un altro. Pare che suo bambino abbia ricevuto degli articoli regalo modernissimi, credo giapponesi, e per la prima volta lo si è visto divertirsi. Quel che più conta, aggiunse il terzo, e che il regalo distruttivo serve a distruggere articoli di ogni genere, quel che ci vuole per accelerare il ritmo dei consumi e ridare vivacità al mercato. Tutto in un tempo brevissimo e alla portata di un bambino. Il presidente dell'Unione ha visto aprirsi un nuovo orizzonte e ai sette cieli dell'entusiasmo. Ma questo bambino, chiese Marco Valdo con un filo di voce, ha distrutto veramente molta roba? Fare un calcolo sia pure approssimativo è difficile, dato che la casa è incendiata. Ed ecco il grande paradosso di Italo Calvino. Bene, e questi erano i figli di Babbo Natale. Grazie ancora a Enzo Toma, fantastico. Allora, signora Giussi, dov'è? Ci siamo, è arrivato il suo momento. Vi presento Giussi Pascale, e che probabilmente qualcuno di voi conosce. Vi prego, sostenetela con un applauso. Lei è un attivista dell'Università Popolare della Terza Età, insieme al marito, che tra l'altro è un veneto, ma insomma il cuore l'ha portato da queste parti. Giussi Pascale ci leggerà un racconto in rigoroso dialetto conversanese, scritto sempre da Mario Giannuzzi, che si intitola Pasquale Uscarper, ovvero Pasquale il calzolaio. Grazie. Prego, Giuse. C'era una volta Pasquale, un scarper mazz mazz e pavrid pavrid, che gaveteva da noiosa a fon che tutta la famiglia, una mediera tenna tenna e vascia vascia, e una morra di fuori, gli avevano fatta come cnei. Che dicevano tutte scazzate, perché, come dicevano gli andati, o scarperve scazzate, o sartve chi pezzangoli, e o che ne dove c'era, stai sempre chiaro di sangue e morto di ferro. Tenevano pure un porco, che accedevano sotto a Natale, per guadagnare qualche altra cosa. Quest'anno, già a novembre, stava una crisi, Ho fatto che aveva pec e la fame aveva assai. I menenni scevano a chiedere i scorzi di lebana e i cacazzi di cavalla per venire per due soldi come a congiungere. O porca non lo potevano accettare, perché mancavano un mese a Natale. Pasquale pensò che per far mangiare tutta la famiglia l'unica dritta aveva lasciò a cattè a credenza. Da prima mattina c'è Graziella la patacchera. Graziella ci disse, io gli ho bisogno di pane e macaroni. Mamma, non ti puoi scappare, scrivi sopra la bretta. A cui non c'è tu porco, tanto ti puoi pagare.
Aziele non c'è detta a denz, e c'è detta a credenz, pen e macarò. La de adepo, Pascal, c'ha la patica di Michelino per zaccagna. Michelino c'è adesso. Io ho già bisogno di mostrare provolone e baccalè. Mamma non ti può scappare, scrive su quella bretta. A qua nasce tu porca, tanta gli paga. E por Michelino, ci volse di adenza, e ci detta credenza, mostrare provolone e baccalè. La di adepo, Pascal, si presentò alla partita di Meme in usato. Meme, Giudas, ha cominciato a fare freddo e freddo, e hanno bisogno di qualche roba. Dammi due roba. Mamma non ti può scappare. Scrive su quella bretta. A qua nasce tu porca, tanto ti paga. Meme in usato, non becca su pastanca. Gli dette ciò che voleva. E Pascal, candendo, se ne tornò, io so, che sapeva un becco stramena, bandambando o paese. Qualche settimana dopo, Graziella la patacchera, a chiodana anda Pascal. Pascal, cosa deve te? La c'è su purca? Non, Graziella, ma creo per scrivere. Non si preoccupi, e pensiero. Natale, Michelino Pazzacagna, a come vede s'avvicinò. Pasquè, e chi di solito che mattina da me? A quella testina darà me? Oppure che l'ha accesa? No, non Michelino, risponde Pasquè, ma creo Pasquè. Non si preoccupi, e pensiero. La stessa cosa capita a me meno usare. Meme, disse Pascal, o porco non lo so acceso ancora, ma creo per scrivere, non si preoccupi, e pensiero. O fatti è che Pascal non teneva nessuna capa di levarsi i divati, ma non sapeva a come poteva fare. La notte però, ci venne a come non l'ambiente la capa, aveva chiesto la dritta. La mattina, per timba, c'è da non buon avvocato. E ci disse, avvocato, io tengo i fili da cambè, i diviti proprio, non mi posso calavè. Signori, dammi un buon consiglio. A che se, io, pego schietta, signori. Mo non posso, ma quando c'è tu porco, ciò che guadagno o porta a signorina. Babbo, disse l'avvocato, a quando c'è tu porca, ma da pagare. Mo sin a me, a come ti da comportare. Non ti fai a vedere in giro, riendo paese. State a casa che mi chiede. E ci tieni qualche fatto che da fare? Fatto. Ma io ogni giro di fuori, tu metti sopra la strada. E ci vedono che stai per avere la patacchera o per la cagna o santo, so per trovare una decina. Tutto una volta aiuto. Non si apre a nessuno, a ciaie non si apre, a fare la ricca di un mercato. Ci uno ti dice, perché tu dai andare a casa, a dare rispondere, e ci dà da forte dice, la c'è sul porco? Tu vada a rispondere, ah, mi raccomando, acciaie, non si apre, e tu ne sembra, acciaie, a vedere che se ne stanca, e se ne nasce. Pascal torna alla casa, a maestro buono tutta l'amore di fuori. Poteva arrivare, nesti paraggi duioso, schietto qualche dono che ci porteva un becco di fate. Mm.
papà, so festmo che lì non posso can. Tu stava venendo, tu, prist, vieni niente. E Paschela mi non varrona alla porta d'uiosa. Toc toc, tozzolamo che lì. Chi è? E se Paschel che una voce sotto la sotto. So io la Michelin. Paschel, so Michelin un po' scagno. La c'è su burg. Paschel, non ve un fes. Usaci che stai in. I soldi che mi tieni da te. Paschel, apri sangue della marancia. Michelin tutta arrabbiata, gastamene, morte e stramorte, a genoi tacche se ne sciocca. La diada, io anche dozzo, ma c'era una spiaretta e se ne avverterno, che si vorrei graziella la patacca. Totta come la diannando, scappo a davasella a terra. Portona a chiosa, graziella che grida, paschè, io avanzi i soldi. L'acceso burca, gli apre la porta. E Paschel che dà gli endoiosi dice, e por Graziel, sdanga di sende, se ne c'è a vacanta. E non è che c'è meglio me meno usato, pur è da più portona chiosa. A voglia dice, Paschè, non mi fai perdere la pazienza, o pur l'accesa, tu vuol vestire debito, e non è che posso aspettare per sé, gli apri, Paschè, niente da fare, se sentivi schietta, e por me meno, gasta meno tutti i diavoli da santa terra, voglio la strada dura tu. Per un mese, nessuno di oggi si presenta io di Paschera. Ma nato io fuori, vedermi uno vestito come un galandone, che sceva di mannena, a dove gava di Paschera lo scarpero? Sopri ogni gita scappirono alla chiesa e giudicirono alla terra. Sangue di un birno morto, coda vagliesse la buchetta che volesse pagare. E ci stava a pensare, prist, tutti niente, e non si doveva dire, porta chiusa, varrò una manetta. Pasquale, sono l'avvocato. Pasquale, mi senti? Sono l'avvocato. Pasquale, l'hai ucciso il porco? Pasquale, non fare l'orecchio del mercante. Io ti ho dato i miei consigli e tu mi tieni da pagare. Pasquale, sono l'avvocato. Apri e dammi quello che mi tieni da dare. Apri. Ora basta. Tu non puoi comportarti con me così come ti sei comportato con i tuoi creditori. Io sono l'avvocato. Avvocato. Sa come già sente la voce di Paschera. Signorina, mi deciste di non aprire la porta a nessuno. E a chi è? Aveva risponno. A chi è? Mi deciste una decina di volte. A chi è? Mi deciste a tot, ma non a me. A chi è? Allora, pura signorina, io dico. E la porta non te l'hai apri. U consegli che mi diste, è stato buono. E mo ti dico, è stato buono. La buchetta tutta scurnacchietta, non desse più no. Se mette la strada se te bite, e se ne c'è. E Paschel, acchio la dritta per non pagare a nessuno. Cosa ci stai a cera a cera, non piatta non sta a cera. Cosa ci stai a recchia a recchia, non piatta non l'andecchia. Cosa ci stai a mossa a mossa, non piatta non paprossa. Condente e cotoletta, la che parola nella pagnetta, la che panasta non paradiso.
Grazie, Giusy Pascale. Grazie. Grande, grande presenza scenica, come avete potuto notare. Grazie, grazie ancora. Beh, e allora siamo in chiusura di serata, ascoltiamo ancora un po' di musica. Adesso vi presento la Zinnene Brass Band. A voi ragazzi. Thank you.
Ascoltato, sono stati arrangiati da Silvestro Sabatelli e che questa band è stata messa insieme e organizzata da Gianluigi Schirinzi, che ringrazio ancora. Vorrei aggiungere un'altra cosa, credo di dedicare questa serata alla memoria di Giovanni Schirinzi, che ci ha lasciato 2 giorni fa. E che sappiamo che avrebbe voluto essere qui con noi per ascoltare questo concerto, ma il suo spirito è stato comunque presente questa sera e certamente si è divertito insieme a noi. Vi ringrazio tutti e ci vediamo presto il 15 dicembre per Tombola, Pizzica e Pizza. Grazie a tutti e grazie a tutti i lettori.